funzionerà tutto, cioè quello che so, posso sapere. Va bene, allora penso che mi sentiate, quindi posso tenere la mascherina, così ho esempio, giustamente. Devo dire che i ringraziamenti sono veramente infiniti quelli che dovrei fare. Per primo ovviamente a questa conoscenza, per questo invito, ma soprattutto per questa iniziativa. Un'iniziativa che secondo me, al di là di quello che io potrò dirvi, delle cose che insomma, potremo esplorare insieme, dimostra secondo me un aspetto molto importante, cioè il ruolo essenziale che docenti di materie scientifiche come di altre materie, perché ovviamente ci sono iniziative di tanto genere, motivati, che credono nel loro lavoro, possono avere veramente, cioè fare la differenza. Perché, ve lo dico, insomma, io in famiglia ho, come dire, diversi docenti, diversi ordini di scuola. Il lavoro non si ferma in classe, il lavoro lo sapete tutti, continua anche fuori, ma chi poi regala quel poco tempo che rimane, che è così prezioso, per organizzare eventi come questi, devo dire, non può che essere lodato, perché è veramente uno sforzo straordinario che però ha un grosso impatto positivo, perché, come dire, rende partecipi tutta la società a quelle cose, quegli eventi, quelle anche curiosità che poi dopo alla fine informano la nostra vita. Conoscere di più la scienza vuol dire anche capire meglio il mondo in cui viviamo. Ora, io ho sentito delle parole, come dire, molto lusinghiere nei miei confronti. Io sono un ricercatore, dirigo un istituto del CNR, purtroppo dicono un lavoro in prima linea, noi siamo, come dire, nelle retrovie, nel senso che cerchiamo di capire i meccanismi con cui questo virus fa quello che fa, e sono quelli che cercherò anche così di illustrarvi questa sera. Poi chi veramente è il baluardo nei confronti del pericolo che questo virus rappresenta sono i medici, come il collega ospite che parlerà dopo di noi, che effettivamente si spendono, come ha detto bene la professoressa, per salvare le vite umane tutti i giorni. Quindi, ecco, non volevo prendere eccessivi meriti che non ho. Io sono uno studioso e spero che poi quello che noi scopriamo possa essere tradotto in qualche cosa che possa essere applicato. Allora, questa sera io inizierei a presentarvi questo nuovo personaggio che purtroppo ha fatto la sua comparsa in tutto il mondo ormai, partendo da qualche, come dire, brevissima definizione, perché a volte c'è qualche confusione, qualche fraintendimento anche nei mezzi di informazione, magari non si capisce bene che cosa sia SARS e cosa sia Covid. Allora, scusate le spalle. Il nome, perché SARS? SARS è un acronimo, quindi un'abbreviazione, che fondamentalmente indica una sindrome respiratoria, un'insufficienza respiratoria molto grave. Ed è di fatto la manifestazione più grave di questa patologia. In realtà vedremo che poi il virus è in grado di causare anche tutto un insieme di sintomatologie perché è in grado di attaccare poi diversi organi. Ma diciamo l'evento che prima di tutto si manifesta, che ha poi anche, come dire, definito le caratteristiche di questo virus, è questo suo effetto sulla nostra capacità respiratoria. Questo virus è un virus, cioè, che attacca le vie respiratorie superiori all'inizio, poi vedremo purtroppo fatti altri danni. Allora, esisteva già un altro virus che si chiamava così. Nel 2003, magari qualcuno di voi se lo ricorda, c'era stata l'epidemia, non una pandemia quasi, ma l'epidemia di SARS. Era un virus parente, che veniva dalla Cina, che ha infettato circa 8.000 persone, ha fatto 700 vittime, numeri risibili se li paragoniamo a quelli di questa pandemia, ma aveva dimostrato già una cosa, che questo particolare tipo di virus, che virus ce ne sono tantissimi, era in grado di passare dagli animali all'uomo. Stiamo parlando dei coronavirus. Allora, la famiglia del coronavirus comprende tantissimi tipi di virus che infettano moltissime specie animali. In realtà anche l'uomo è colpito da quattro diversi coronavirus che però ci causano un raffreddore, a parte in alcune persone con problemi, diciamo, di difese immunitarie deficienti. Quindi non è una novità che un coronavirus riesca a trovare come ospite l'uomo. Il problema è che questo, come quello della SARS del 2003, ci ha appena trovato. E quindi quando un virus, lo vedremo tra un momento, incontra un nuovo ospite, spesso questo incontro è tragico, perché, come dire, i due non si conoscono bene.
quindi l'organismo reagisce in maniera a volte esagerata, il virus non è adattato all'ospite e succede quello che succede, cioè spesso si verificano delle forme sintomatologiche molto gravi, come sappiamo purtroppo in questo caso con esiti fatali. Allora, SARS-CoV vuol dire coronavirus della SARS 2, perché è il secondo con cui noi ci incontriamo dopo quello del 2003. Ovviamente questo è il nome del virus, dell'agente infettivo, ma la malattia che causa ha avuto ovviamente un'altra definizione. Nel caso del primo coronavirus del 2003 il nome era SARS coronavirus e il nome della patologia era SARS to cure. Allora, per evitare confusione, l'OMS ha deciso di utilizzare un nuovo nome, che è il famoso Covid-19. Quindi il Covid-19, che se vogliamo essere puristi della lingua è al femminile, perché è una malattia, quindi si dovrebbe dire la Covid-19, non è il virus, ma è la patologia causata dal virus. Infatti Covid è di nuovo un'abbreviazione per coronavirus disease, malattia da coronavirus 19, perché è l'anno in cui purtroppo si è manifestato. Questo era semplicemente così, per chiamare le cose con nome giusto e anche per dare uno strumento, poi a volte per comprendere di cosa si parla. Allora, le caratteristiche della malattia le conosciamo tutte perché ci sono state riferite più volte da tanti mezzi di informazione. Ora, la buona notizia è che nella grande maggioranza dei casi questa infezione decorre in maniera o asintomatica o con sintomi lievi autolimitanti, cioè che guariscono comunque spontaneamente, ma su grandi numeri come quelli che vediamo una percentuale significativa, circa il 20, magari il 25% in media di persone che acquisiscono il virus può sviluppare sintomi più gravi e sappiamo tutti che poi questi possono ulteriormente peggiorare e quindi richiedere cure di terapia subintensiva o intensiva. Ora, questi numeri sono numeri medici, cioè sono popolazione generale. In realtà, vedremo poi degli esempi italiani, l'impatto della malattia è fortemente influenzato da alcune caratteristiche dell'ospite. Ricordiamo, il virus è un parassita e quindi incontra un organismo, la costituzione, le condizioni dell'organismo ospite sono il suo ecosistema, come potrebbe essere la foresta per un animale selvatico. E quindi, in base a quanto questo ecosistema è, diciamo, forte o debole, il virus può avere più o meno successo. Allora, persone di età superiore ai 60-65 anni, oppure persone che hanno patologie o immunodepressive, oppure anche patologie croniche purtroppo molto diffuse, ipertensione, diabete, possono avere una risposta molto grave all'infezione. Se poi uniamo le due cose, età avanzata e patologia cronica, purtroppo questi sono di solito i casi più gravi e anche laddove si concentra la maggior parte dei decessi. Ora, uno dei problemi è che all'esordio la malattia ha, come dire, dei sintomi molto generici, sovrapponibili a quelli di molte infezioni respiratorie. Abbiamo tosse secca di solito, dolori muscolari, febbre che può essere più o meno elevata in base al soggetto. E quindi qui si pone spesso il problema della diagnosi differenziale, ed è stato anche uno dei problemi all'inizio. Il virus si è manifestato in coda alla stagione influenzale e quindi molto spesso, non sapendo che questo virus era presente, alcuni casi non sono stati diagnosticati magari immediatamente o correttamente. C'è però un sintomo che compare in una percentuale comunque significativa di persone che è molto caratteristico, che è una particolare forma di polmonite. Poi dopo il dottor Mazzarrese sicuramente ci potrà dare più dettagli, ma che comunque all'esame radiografico può essere facilmente identificata come polmonite virale da coronavirus e quindi quello ovviamente facilita la diagnosi. Queste polmoniti, come dicevo, se la persona è in salute, è un soggetto quindi senza particolari problemi, si risolvono anche se con un tempo più lungo, ma c'è ovviamente una quota di popolazione che progredisce verso sintomatologie più complesse che quindi possono poi esitare in una grave deficienza respiratoria, la SARS, e quindi richiedere non solo il ricovero ospedaliero ma anche l'ausilio meccanico della respirazione. Ora, questo virus da dove salta fuori e soprattutto perché fa quello che fa? Allora,
tutti i virus che infettano l'uomo derivano da animali. Io magari sono in mezzo del blocco visuale, qualcuno posso aspettare qui, vedete meglio, se no perché qui c'è sempre il problema. Allora magari mi metto nell'angolino, così abbiamo la visuale di là, perfetto. Allora, tutti i virus che infettano l'uomo sono virus che derivano da altre specie animali. Non esiste il virus umano che è nato dall'uomo. L'uomo è una specie che è comparsa sulla Terra dopo tanti anni, lo sappiamo, e ha trovato parassiti virali in altre specie animali che sono transitate a lui come ospite. Esempi? Il morbillo. Il morbillo è entrato nella specie umana 10.000 anni fa, più o meno, quando cioè i primi agricoltori e allevatori avevano cominciato a avere un stile di vita stanziale, convivevano vicino agli animali d'allevamento, e il virus è transitato probabilmente attraverso i primi bovini, poi adattandosi al mammifero, all'uomo. E sono 10.000 anni che ce lo portiamo dietro. Il morbillo, tra l'altro, è uno dei virus più infettivi che si conosca, e sarà almeno 7-8 volte più infettivo di questo nuovo coronavirus come capacità di diffusione. Per fortuna abbiamo un vaccino. Allora, anche il nostro coronavirus nuovo viene da un ciclo, diciamo, di trasferimento da un animale serbatoio, probabilmente i pipistrelli, a un animale intermedio. Vedremo dopo, l'ipotesi è che non è ancora chiaro, forse il pangolino, forse un altro animale, dove si è ulteriormente adattato ed è diventato capace di infettare l'uomo. Allora, che cos'è un virus? Noi abbiamo in mente le fotografie che vediamo, i disegni che vediamo, no? Questa roba qui. Di fatto questo è più propriamente la particella virale, che non è nient'altro che una scatola di proteine, un involucro proteico con dentro l'informazione genetica. Nel caso di questo virus è l'RNA, un acido nucleico simile al DNA, che è presente anche nelle nostre cellule, ma nelle nostre cellule ha solo una funzione, diciamo, di rendere l'informazione genetica che sta nel DNA traducibile, cioè utilizzabile dalla cellula. Ma ci sono dei virus, molti virus, che utilizzano solo l'RNA come unico materiale genetico. E questo ha delle conseguenze, perché questi virus hanno la capacità di mutare, quindi di cambiare più velocemente degli altri, e sono quelli che di solito fanno il salto di specie, cioè passano dagli animali all'uomo. Tutti i nostri nuovi virus emergenti, Ebola, Zika, Cunia, Nipa, quei nuovi che sentite, sono tutti virus RNA. Allora, qual è stato l'evento chiave che ha consentito a questo virus di infettare l'uomo? Allora, questa particella virale che contiene l'informazione genetica del virus non fa niente, non ha metabolismo, non si muove, viene trasportata dall'acqua, dal vento, dal sangue, da qualsiasi elemento in cui si trova. E diciamo è come una spora, come un seme, si attiva quando incontra una cellula ospite, cioè una cellula che è in grado di farlo entrare. E il virus entra perché alla sua superficie ha delle proteine, in questo caso la proteina si chiama spike o proteina S, che gli dà quell'aspetto, diciamo, di corona, da cui deriva il nome coronavirus, che si lega a un'altra proteina presente su molte cellule umane. Questa proteina, il famoso recettore ACE2, di cui avrete sentito parlare magari nei giornali, è un enzima, cioè è una proteina che se ne sta attaccata all'esterno delle cellule, dei vasi sanguigni, del rene, del nostro tratto respiratorio, e ha una funzione molto importante. Serve a modificare una piccolissima proteina che si chiama angiotensina di tipo 2 che regola la pressione sanguigna. L'angiotensina di tipo 2 è un vasocostrittore, cioè fa aumentare la pressione. Questo enzima ACE2 la inattiva, la taglia, e quindi fa sì che l'organismo sia in grado di, come dire, regolare la pressione sanguigna senza andare appunto in un eccessivo stato di ipertensione. Ora, quello che succede è che durante il trasferimento dal pipistrello all'uomo, in un qualche animale, l'informazione genetica che codifica per questa proteina S è cambiata e ha conferito a questa proteina una elevata affinità per il recettore ACE2 dell'uomo. C'è una piccolissima porzione di questo gene che è diversa da quello del pipistrello,
ed ha un'affinità molto elevata per la nostra proteina e quindi quel virus è diventato capace di entrare nelle nostre cellule. Tra l'altro, legandosi a questo recettore ne inibisce la funzione e quindi le persone ipertese, ad esempio, sono soggette a un peggioramento della loro situazione proprio perché l'infezione scombina questo meccanismo di regolazione della pressione sanguigna. Allora, il problema è che quando questo signore entra in una cellula, la scatola si apre. Questa cosa qui non esiste più. Viene liberato soltanto l'RNA, cioè soltanto l'informazione genetica che entra nella cellula e dà origine a oltre 30 proteine virali. Ora, non sono tante. Nella cellula abbiamo diverse centinaia di migliaia di proteine, ma ciascuna di queste proteine del virus è in grado di legarsi e modificare la funzione di oltre 1000 proteine della cellula. Quindi la cellula viene sconvolta, il suo metabolismo cambia e di fatto diventa una fabbrica di nuovi virioni, di nuove particelle virali che vengono rilasciate, la cellula di solito muore e quindi qui abbiamo un primo elemento di danno. Gli epiteli respiratori o del vaso sanguigno o degli altri organi attaccati dal virus sono danneggiati perché la replicazione del virus distrugge le cellule. Ma non è solo qui il trucco, purtroppo. Perché il nostro organismo reagisce, come a tutte le infezioni, il sistema immunitario è attivo. La prima forma di difesa è l'infiammazione. La febbre, l'edema, sono tutti meccanismi con cui il corpo cerca di contrastare il virus a 37 gradi o 38 gradi, non sta bene. Il problema è che per le particolari caratteristiche di queste proteine che che agiscono all'interno delle cellule, questa risposta di infiammazione non si spegne. Allora, quello che succede è che i tessuti in cui il virus si sta replicando sono attaccati e danneggiati dalla risposta infiammatoria, chiamiamola qui, esagerata del nostro organismo. La maggior parte della causa del danno ai polmoni, che quindi dà queste forme di polmonite, è dovuta a un'eccessiva risposta infiammatoria che richiama il cellulite immunitario, richiama liquidi e quindi danneggia gli epiteli respiratori. Quindi di fatto è un po' anche colpa nostra. Perché? Perché questo virus e l'uomo si sono incontrati adesso e quindi non hanno ancora trovato un equilibrio. È il motivo per cui oggi i pazienti si trattano anche con il cortisone, cioè si cerca di abbassare la risposta infiammatoria, che è una delle cause più gravi della patologia. Il problema però è che il recettore ACE2 non è presente solo nei polmoni e nelle vie respiratorie, è presente, come dicevo, anche non solo nel tratto orofaringeo, ma anche sul rene, anche sui vasi sanguigni. Quindi i pazienti che non riescono a debellare l'infezione in fretta hanno poi ulteriori aggravamenti perché il virus invade altri organi. E quindi possiamo avere, oltre all'insufficienza respiratoria, possiamo avere episodi di trombi, microtrombosi diffuse nell'albero circolatorio, che quindi possono poi dare ulteriori problemi. Le persone che hanno problemi renali hanno un aggravamento dei sintomi e così via. Ci sono anche effetti a livello del sistema nervoso centrale. L'infezione da questo virus è in grado di dare poi degli effetti neurologici a breve, medio e lungo termine, perché quello che succede è che il virus, quando entra nel nostro naso, è in grado di infettare i neuroni del buco olfattivo, quelli che ci consentono di sentire gli odori. Voi sapete, no, che una delle caratteristiche è la perdita degli odori. Il virus entra in questi neuroni, viaggia attraverso le fibre nervose, arriva al sistema nervoso centrale, scatena una risposta infiammatoria che danneggia il nostro cervello, diciamo. E quindi ci sono tutta una serie di sequele neurologiche che cominciamo purtroppo a vedere nei pazienti. Allora, come dicevo, da dove salta fuori questo virus? Come mai un virus da un animale passa all'uomo? È stato detto prima molto bene dalla professoressa che mi ha introdotto. Oggi noi siamo una specie altamente invasiva, nel senso che
colonizziamo continuamente nuovi ecosistemi e ne alteriamo gli equilibri. I virus non sono degli alieni, sono una componente fondamentale degli ecosistemi di tutto il mondo. Noi nel nostro organismo alberghiamo più virus stabilmente presenti nel nostro corpo come, diciamo, ospiti che non ci fanno granché, anzi a volte ci aiutano, diciamo, molti più virus che cellule. Noi siamo fatti più di virus che di cellule numericamente. All'interno del nostro intestino vivono, diciamo, moltissimi batteri, lo sapete, la flora batterica intestinale. Dentro quei batteri vivono ancora più virus. Per dire che i virus sono pervasivi, hanno anche un ruolo importante in molti aspetti. Ma chiaramente, essendo parassiti, sono in equilibrio con gli ospiti. Se arriva qualcuno che disturba questo equilibrio, il parassita può saltare a un nuovo ospite. Allora, quello che succede è che molto spesso, in virtù dell'attività dell'uomo, noi abbiamo magari una vicinanza con di specie di allevamento oppure, come dire, coltivazioni, cioè alberi da frutta di cui si nutrono magari gli animali selvatici, a stretto contatto. Animale selvatico, animale domestico, il virus può nei secoli, negli anni, passare all'animale che vive, diciamo, a stretto contatto con l'uomo. Il suino è un tipico ospite intermedio, come tutte le pandemie influenzali, ad esempio, vengono attraverso un passaggio dei suini, e poi da questi animali può arrivare all'uomo, con le diverse pratiche di macellazione, di allevamento, eccetera. Ci sono anche casi, sono più rari, in cui dall'animale selvatico il virus può passare direttamente all'uomo. Un caso emblematico è il virus Ebola. Ebola non è un virus umano, è un virus che circola nei pipistrelli. Ogni epidemia di Ebola è un trasferimento occasionale dovuto a un contatto tra l'uomo e il pipistrello o un altro animale selvatico infetto che attraverso il sangue acquisisce il virus. Ma Ebola non è adattato all'uomo, quindi non circola stabilmente. Infatti le epidemie si spengono. L'ultima è stata veramente tragica, ma quelle 40 epidemie di Ebola precedenti sono state molto meno, come dire, gravi da un punto di vista del numero delle persone affette. Per dire che vicinanza di uomo, animali selvatici, spesso con un intermedio da parte di una specie elevata, è il meccanismo con cui i nuovi virus possono entrare nella specie umana. E il coronavirus non fa eccezione. Come dicevo, ci sono già 4 coronavirus che infettano l'uomo, che causano delle sindrome molto lievi. Sicuramente uno viene da, come dire, animali come i lama, come di questo tipo, perché ha avuto origine appunto dall'America centrale. Un altro è passato probabilmente dai roditori attraverso i bovini all'uomo. Di due non sappiamo l'animale intermedio, sappiamo che uno viene dai pipistrelli e uno viene dai roditori. E questi passaggi sono avvenuti secoli fa, ma noi questi virus li abbiamo scoperti di recente, gli ultimi due addirittura in questo secolo. Ora, la SARS, il primo, quello del 2003, dal pipistrello è passato attraverso un piccolo mammifero, lo vedremo tra un secondo, che si chiama zibetto, che era consumato, diciamo, nella cucina locale cinese, e quindi l'importazione di questi animali selvatici nei centri urbani ha favorito il passaggio del virus all'uomo. Abbiamo un altro coronavirus che si è reso protagonista di un'epidemia che sta ancora, come dire, circolando in Medio Oriente, e solo lì per fortuna, perché è un virus altamente letale anche se si trasmette poco, e l'animale intermedio è il dromedario. E quindi là soltanto dove l'uomo viene a stretto contatto con il dromedario c'è un passaggio diretto del virus all'uomo. E poi abbiamo il nostro nuovo coronavirus, di cui non sappiamo effettivamente, questo è quello dei suini, che non infetta l'uomo, ma il nostro nuovo coronavirus sappiamo che deriva dal virus dei pipistrelli. Le relazioni genetiche ci hanno consentito di ipotizzare che forse un coronavirus del pangolino, che è un altro animale che viene consumato nella cucina cinese, ha probabilmente contribuito a un ulteriore adattamento, ma non ne siamo sicuri. E comunque l'esito finale è che ce lo siamo ritrovati a casa nostra. Allora, solo per darvi due esempi rapidissimi, questo è quello che era successo nel 2003. Questo simpatico animaletto era infetto da un coronavirus che derivava dai pipistrelli.
Questo simpatico animaletto veniva cucinato, quindi venduto nei mercati, macellato in Cina, e un evento di trasferimento casuale, quindi di un virus di questo animale all'interno di personale addetto alla sua macellazione e preparazione, ha fatto partire un'epidemia che poi ha causato diverse infezioni in diversi paesi del mondo, in particolare in Cina ovviamente e in Canada. Come mai? Perché una delle persone che si era infettato in questa regione è andato a Hong Kong per lavoro, è stato in un albergo, e questo è un virus respiratorio, ha diffuso il virus in alcuni ospiti che poi sono tornati a casa, tra cui appunto un signore canadese che ha fatto partire una catena di trasmissione. Ce la siamo cavata bene, come dicevo, 8.000 casi, poco più di 700 vittime, perché questo virus ha una letalità molto superiore a quella del nuovo coronavirus, ma per fortuna, un po' per le misure di prevenzione, un po' per il fatto che ci sono pochi asintomatici. Quando questo virus colpisce, colpisce duro, e quindi le persone stanno male, sono più facili da identificare, non c'è stata una diffusione così ampia come nel caso di questo ultimo coronavirus. La stessa cosa si può dire di questo coronavirus del Medio Oriente, e qui abbiamo una letalità importante, fino adesso ha causato circa 900 casi, ma oltre 300 morti, quindi uno su tre ci lascia la pelle. Per fortuna, come vedete, in quasi 10 anni il numero di casi è molto basso, perché si trasmette male da persona a persona. Probabilmente non sappiamo se deriva dai pipistrelli o da altri animali, come ad esempio alcune specie di scimmie, ma sicuramente i camelidi sono l'animale come traghettatore che ha fatto sì che questo virus poi passasse all'essere umano. Ma ovviamente per questa particolare via di trasmissione è concentrato solo in quelle regioni del Medio Oriente. E questo ci fa capire come il virus sia strettamente legato all'ecologia del territorio. Ebola sarà sempre solo un virus africano, perché i pipistrelli che lo trasmettono stanno là, non stanno qui. Questo virus, a meno che non trovi un ospite, diciamo, di un animale delle nostre parti, rimarrà confinato lì, intanto che i cammelli e i dromedari saranno il principale veicolo di trasmissione. Ok, allora anche qui alcuni elementi per interpretare le cose che magari sentiamo. Si parla molto di questo indice, l'indice R con 0, R con T. Qual è il significato? Allora, ogni virus ha una certa capacità di diffondersi all'interno di una popolazione bersaglio. Questa capacità dipende da tantissimi fattori, e infatti calcolare questo numero non è banale. Ci sono degli algoritmi che devono tener conto della densità della popolazione, della frequenza degli spostamenti, della probabilità che la persona infetta incontri quante persone in un arco di tempo. Quello è il lavoro di epidemiologi. Ma il concetto fondamentale che ne viene fuori è: R0 rappresenta il numero di persone medie che vengono infettate a partire da un caso. Arriva una persona infetta in questa sala, col nuovo coronavirus in media ne infetterà 2-3. Oggi si sta più sul 2,5. Ci sono virus, vedete il morbillo, che hanno un potenziale infettivo molto superiore. Se arriva uno con il morbillo qui dentro, ci infetta tutti, o quasi, perché in media infetta 18 persone. Altri virus, Ebola, vedete, più o meno paragonabile, 2, HIV tra 3 e 4, l'influenza tra 1 e 2, dipende poi dal tipo di certo influenzale, ma non molto diverso dal nostro nuovo coronavirus, con delle differenze però. L'influenza si trasmette anche a distanze rilevanti, come vedremo tra un attimo, questo nuovo coronavirus si trasmette principalmente a stretto contatto, è il motivo per cui noi stiamo a 1 metro e abbiamo la mascherina. Quindi R0 è il numero con cui una persona infetta iniziale all'interno di una popolazione completamente suscettibile può, diciamo, trasmettere l'infezione ad altri. Ma questo numero nel tempo cambia, non è mai sempre lo stesso. Perché? Perché all'inizio io arrivo, sono infetto, tutti gli altri non hanno mai visto il virus, infetto in media, ad esempio, in questo caso, con il nuovo coronavirus, 2,5. Però queste persone poi guariscono, oppure sfortunatamente muoiono, ma di fatto, se guariscono, diventano immuni.
Se poi ho un vaccino, mi vaccino e quindi ho all'interno della popolazione un certo numero di persone immuni che quindi fanno la barriera, ma non sono più raggiungibili. Allora col tempo la popolazione suscettibile tende a diminuire e quindi noi possiamo ad esempio notare che se noi riusciamo a interrompere la trasmissione o con le mascherine o col distanziamento o con il vaccino, questo R con T tende a diminuire perché c'è sempre un maggior numero di persone protette. E quindi ci fa anche capire a cosa serve la vaccinazione. Quando sentiamo parlare di immunità di gregge o di gruppo, che è più carino perché insomma già gregge, però questa immunità di gruppo o di popolazione, cosa vuol dire? Vuol dire che io arrivo a un certo punto in cui i pallini verdi, che sono le persone immuni, sono così tante che se anche mi arriva un infetto non trova nessuno a cui trasmettere il virus. Però attenzione, l'immunità di gruppo è una definizione operativa che ha senso solo nelle campagne vaccinali. Non c'è nessun altro modo di raggiungere l'immunità di gruppo se non con il vaccino. Quelli che dicono facciamo circolare il virus così diventiamo tutti immuni sono dei folli, perché le persone si ammalano, le persone muoiono. L'immunità contro questo nuovo coronavirus vuol dire avere il 70% della popolazione immune. Calcolate voi, su 60 milioni di persone con un tasso di letalità magari tra il 2 e il 5%, quanti ne dobbiamo fare morire? Tenendo conto poi che non sappiamo neanche quanto dura l'immunità. Il vaccino non possiamo rifare, ma se uno si ammala e perde l'immunità, cosa fa? Lo facciamo ammalare un'altra volta? Quindi, questo è importante, cioè, non cadiamo in questo errore. L'immunità di gruppo sì, ha senso solo quando si ottiene con le vaccinazioni. Ok, allora, ebbene, questo è quello che vi ho appena detto. Quando noi vacciniamo una quota sufficiente di popolazione, le persone infette singole non riescono a passare l'infezione ad altri. Allora voi mi direte perché R con T adesso aumenta, era sceso, eravamo arrivati a 0,5, 0,6 e adesso siamo a 1,5, alcune zone 2, perché non siamo tutti immuni? Noi l'abbiamo fatto scendere stando a casa, stando distante, usando le mascherine, ma non ci siamo ammalati, non ci siamo vaccinati. Quando abbiamo cominciato a uscire senza mascherina, senza stare attenti, senza mantenere le distanze, il virus ha fatto il suo mestiere, ci ha infettato. E quindi il numero di persone infette cresce nel tempo e R con T cresce. Di nuovo, sembra una sciocchezza, ma questa cosa qui è il nostro principale baluardo. Nessun sistema di tracciamento e isolamento degli infetti, testing, screening potrà mai prendere tutte le persone infette o tracciare tutte le persone esposte, non ce la facciamo. Ma la mascherina, se la usiamo tutti, protegge il 100% delle persone a rischio, delle persone suscettibili, che siamo tutti. Oltre il 90% della nostra popolazione è ancora suscettibile. Allora, questa roba qui serve proprio a evitare che il virus possa infettarci. E nessun altro presidio è in grado di raggiungere così tante persone, quindi se tutti usiamo la mascherina, tutti sono protetti. Allora, queste tabelle le conoscete a memoria, volevo soltanto ricordare brevemente, quando leggiamo i numeri, gli aumenti, l'incremento dei casi totali, ci dice delle cose ma non ci dice tutto. Ci sono delle cose che sono importanti da tenere sotto controllo, ad esempio l'aumento delle persone ricoverate, questa è la vecchia slide, cioè 8 giugno, ma era stato per fare un esempio, l'aumento delle persone ricoverate, l'aumento delle persone in terapia intensiva, l'aumento delle persone che stanno a casa. Perché sono importanti questi numeri? Perché insieme questa somma ci dà la quota di malati, la base di persone che hanno il virus e quindi potenzialmente lo possono trasmettere. Meno sono, meglio è. Più sono, più è rischioso. Questi tre ci danno invece, i primi due ci danno invece la misura della pressione sul sistema assistenziale. Noi possiamo avere anche tante persone infette, ma se fortunatamente la maggior parte delle persone sta a casa e guarisce, la situazione la gestiamo. Se invece molte persone arrivano a saturare la nostra capacità assistenziale di ricoveri, terapie, subintensivi, intensivi, abbiamo un problema. Il problema
non è soltanto per quelli che devono andare in terapia intensiva, il problema è che le terapie intensive e gli ospedali servono a tutti. E quindi se va in crisi il sistema di assistenza, ci sono tutta una serie di patologie che richiedono attenzione, che richiedono monitoraggio, che magari richiedono interventi urgenti, che soffrono. E se soffrono loro, soffrono le persone. Nei mesi centrali dell'epidemia, nelle regioni più colpite dal virus, l'eccesso di mortalità, cioè quante persone in più sono morte rispetto ai 5 anni precedenti, è triplicato. E non erano solo morti per Covid, erano anche un riflesso della estrema crisi che si era creata nel sistema assistenziale. Non c'erano le ambulanze, io chiamo l'ambulanza stradale, sono tutte fuori perché devo andare a capire per esempio di Covid. Non c'erano le intensive, dovevamo scegliere chi è il tubo, e questo lo tengo ancora un po' qui. Cioè, era proprio una situazione veramente tragica e il dottor Mazzarelli lo potrà testimoniare. Quindi è lì che non dobbiamo arrivare. Allora, diciamo, questo numero magico, l'incremento dei casi totali, che cosa riflette? Senza entrare troppo nei dettagli di questi numeri, ma fondamentalmente io ho una quota di persone, i casi totali sono le persone guarite, le persone malate e le persone morte. Sono tutti casi, eh? Però mi interessa sapere come va l'epidemia. Allora, io ogni giorno ho un aumento o una diminuzione, in questo caso una diminuzione, delle persone attualmente infette. Da un giorno con l'altro a giugno calavano, erano calate di 503 unità. Beh, come mai? O sono morte o sono guarite? E quindi faccio la somma. Quante ne sono morte da un giorno con l'altro? Quante ne sono guarite? E alla fine però i conti non mi tornano, perché di fatto io ho avuto molte più persone che sono uscite dal conteggio, queste sono guarite, queste purtroppo sono morti, quindi avrei dovuto vedere che il numero dei casi positivi diminuiva di questa quantità, invece è diminuito di meno. Perché? Perché ne sono arrivati di nuovi. E questi nuovi sono quei famosi 280. Quindi questo incremento che noi vediamo rappresenta i nuovi casi che entrano rispetto a quelli che ne sono usciti, perché sono guariti o purtroppo sono deceduti. E quindi per quello che è significativo, no? Ci dà un'idea di quanto l'infezione sta procedendo. Allora, qual è il quadro? Questo è aggiornato al 14 ottobre, quindi è abbastanza recente come dato. Allora, qui che cosa vediamo in questo grafico? Qui vediamo la percentuale di casi sulla popolazione, cioè numeri ogni 100.000 abitanti, e qui vediamo la percentuale di crescita. Quanto rapidamente da una settimana con l'altra in queste regioni crescono i casi. Allora, vedete che ci sono delle sorprese. La Lombardia ha una incidenza di casi rilevante, anche se non è la più alta. Ci sono tanti casi in Lombardia, ma ci sono anche tanti abitanti, no? Quindi poi la media delle persone malate sugli abitanti dà più o meno questa 150 su 100.000 abitanti. Ma cresce ogni settimana di circa il 7%, almeno nella settimana precedente, la 7-14. Guardate qua la Campania ha come numero assoluto di casi di almeno della Lombardia, ma in rapporto alla popolazione oltre 200 su 100.000, e soprattutto cresce in quella settimana di oltre il 30%. Allora, questa mappa, cioè, ecco, la Sicilia è qui, la Sicilia è in una posizione mica male come incidenza, cresce un po' in questa settimana, è cresciuto un po', fortunatamente come numero 3 di caso comunque distribuiti geograficamente, sono concentrati soprattutto in alcune zone. Però insomma, queste mappe, che sono della Fondazione Gimbe, che è una fondazione che appunto fa da studi epidemiologici, si trovano su internet liberamente, ci danno un'idea di come l'Italia abbia diverse velocità di diffusione dell'infezione. Ed è un dato un pochino più preciso rispetto al numero grezzo. 1.000 casi nuovi in Lombardia oggi, oddio, però poi fai la percentuale, la quale cosa il giorno prima, ho fatto più tamponi, la crescita settimanale è però la stessa, e invece abbiamo regioni come l'Umbria che a un certo punto è schizzata su, perché c'è qualcosa che non va. Quindi queste cose ci servono a identificare anche dove sono i problemi. L'altra cosa che è importante guardare non è tanto il numero assoluto dei casi, ma il rapporto tra le persone che sono state trovate positive e quelle che sono state valutate con il tampone in questo caso.
Ricordate bene, i tamponi totali comprendono anche i tamponi di controllo, non so, i tamponi di dimissione, i famosi due tamponi che oggi sono diventati uno, magari anche più di uno, cioè una persona può essere testata più volte. Questi numeri invece sono al netto. Una persona nuova, quante di queste persone nuove sono positive? Allora, vedete la linea rossa, da luglio al 13 ottobre. E noi fondamentalmente in due settimane siamo passati dal 3-3,5% a oltre l'8, in realtà oggi siamo anche oltre il 10. Questo cosa ci dice? Che l'infezione si sta diffondendo. Questo è un dato nazionale, alcune regioni poi crescono più o meno velocemente, ma è questo che ci deve, come dire, guidare nelle nostre scelte, non tanto il numero assoluto dei casi, ma quanto stanno crescendo. E qui lo vediamo, andavano su pian pianino e poi a un certo punto sono spizzati su. Vuol dire che questi casi che probabilmente si sono infettati qui dimostrano che c'è un problema di controllo dell'infezione. E come vi dicevo, il modo che noi cittadini abbiamo di controllare l'infezione è rispettare le raccomandazioni, cioè distanziamento, mascherina e pulirsi le mani. Sembrano delle banalità, ma sono fondamentali. Lo dico, nella stragrande maggioranza delle epidemie, soprattutto nei paesi fragili che non hanno un sistema sanitario importante, queste misure banali di igiene sono la chiave fondamentale. Le epidemie di Ebola si sconfiggevano proprio anche con delle misure elementari di distanziamento, di, come dire, gestione ad esempio dei funerali e così tante altre epidemie. Quindi non sottovalutiamo. Allora, questo è lo stato dell'epidemia in Italia. Quello di cui volevo, diciamo, parlare era innanzitutto l'età mediana. Globalmente dall'inizio dell'epidemia ad oggi l'età mediana era di 58 anni, di fatto era l'età mediana della prima fase, diciamola così. Poi in estate è scesa, 29-30 anni, adesso sta risalendo. Oggi mi sa che siamo ancora a 45 anni. Cosa vuol dire? Quest'estate si sono infettate di più le persone giovani, che erano quelle che giravano di più, che purtroppo magari non proprio in maniera, come dire, eccessivamente calda. Ma adesso che siamo ritornati a una vita sociale, come dire, regolare, le infezioni si trasferiscono in ambito familiare, in ambito sociale, insomma, ragazzi, l'avete visto tutti, no? Le feste, cerimonie, gli assembramenti, sembrano sciocchezze, ah, vogliamo colpevolizzare i cittadini. No, non è che hanno colpa i cittadini. C'è un virus che si trasmette a stretto contatto, se io sto in 10 senza mascherina, un palmo di naso, se ce n'è uno mi infetta. Non c'è, vuol dire, una cosa misteriosa. E quindi, purtroppo, questo sta, come dire, anche intaccando fasce d'età che sono più a rischio. Questa è la tabella dei morti, purtroppo, e lo vedete, allora, si tratta di persone nell'assoluta maggioranza dei casi che hanno una serie di patologie sottostanti, lo dicevo, ipertensione, diabete, e che si concentrano in fasce di età abbastanza elevate, diciamo che soprattutto tra i 70 e gli 80 anni, ma insomma anche sopra i 60 ci sono dei numeri che cominciano ad essere significativi. E quindi è chiaro che se noi non impediamo che questa fascia di popolazione si infetti, avremo una sempre maggiore pressione sul sistema assistenziale, avremo sempre più vittime, avremo sempre più persone che necessitano di cura. Quindi anche i discorsi che a volte sento fare, ma tanto chi si ammala sta bene, sì, se c'è 20 anni probabilmente sì, non è detto, ma probabilmente sì. Però se si ammala dopo Paolo, no. E siccome il virus non è personale, non è che ce l'ho solo io, ma lo trasmetto, è chiaro che deve essere un lavoro di gruppo, della società per proteggere se stessa. Non si può demandare allo Stato o demandare ai nonni di stare chiusi in casa, no, perché io posso essere il portatore del virus. Va bene, come si trasmette? Lo sappiamo, si trasmette soprattutto con le goccioline che noi emettiamo tossendo, starnutendo e anche parlando e anche facendo sforzi fisici. Ci sono tre tipi di goccioline, ci sono quelle grosse che contengono tanto virus ma che viaggiano poco e si depositano, ci sono quelle intermedie che viaggiano un po' più distanti, un metro e mezzo, e poi ci sono delle microparticelle, quel famoso aerosol,
che in particolari contesti, una corsia all'ospedale oppure una palestra o un luogo molto chiuso dove la gente respira in maniera con una frequenza superiore alla normale, possono saturare l'ambiente e quindi di nuovo trasmettere il virus. Ma la via principale di trasmissione sono queste. Allora, la mascherina blocca tutto quello che è più grosso di 1/2 milionesimi di metro, quindi le goccioline meno grandi, ma rallenta anche per le piccole. E quindi invece che viaggiare 3 metri, viaggio meno di 1 metro se io ho la mascherina. Per quello che banalmente è molto importante, perché evita che io, come dire, diffonda ad alta e lunga distanza il virus. Allora, nella fase sintomatica della malattia, sono i sintomi è sicuramente infettivo. Nella fase asintomatica, cioè quella che precede la comparsa dei sintomi, oppure quelli che non avranno mai sintomi, è comunque infettivo. C'è ancora un dibattito se più o meno di... Però ci sono diversi studi che dimostrano che è molto variabile. Ci sono persone che non hanno mai avuto niente, ma che buttano fuori tanto virus quanto uno che invece sta malissimo. Quindi anche gli asintomatici possono trasmettere. C'è una differenza nell'età. I bambini fino a 6-10 anni sembra abbiano una minore capacità di trasmissione, ma da lì in poi, in scuole medie in avanti, la infettività è la stessa degli adulti. Quindi non è che i giovani trasmettono di meno, no, i giovani hanno meno sintomi, ma per il resto sono molto paragonabili agli adulti. E quindi il contatto stretto per via aerea, quindi con questo meccanismo che vi dicevo prima, sono le principali vie di trasmissione. Gli animali domestici non lo trasmettono, perché ci sono dei rarissimi casi di cani, gatti, tigri che si sono infettati ma non trasmettono. L'unico animale in grado di trasmettere all'uomo e tutti adesso è il visone, e se qualcuno ha un visone in casa, meglio che lo tenga qui, se no. E poi non si trasmette ovviamente con gli alimenti, i cotti no, il virus a 60 gradi per qualche minuto non vedrete che è morto. Ma comunque se uno semplicemente lava l'insalata, per dire, anche l'acqua ha un'azione di eliminazione del virus piuttosto efficace, il virus non sta tanto bene nell'acqua, soprattutto nell'acqua corrente. Poi ovviamente tutto il resto, cioè l'igienizzazione, la pulizia delle superfici, lo vediamo fra un secondo, perché effettivamente il virus può permanere su diverse matrici, che abbiamo carta, tessuto, vetro, plastica, acciaio. Dei lavori scientifici hanno dimostrato, ad esempio, che sulla carta il virus perde di infettività di 500 volte nel giro di mezz'ora, mentre invece su vetro e plastica può rimanere infettivo, anche se perde chiaramente dopo un giorno già oltre 100 volte la sua effettività, per più tempo. Però sono tutti esperimenti fatti in condizioni di laboratorio controllate, cioè si prende un bel po' di virus, lo si mette su queste matrici in condizioni di temperatura, umidità costante, perché ovviamente se no ci sono troppi parametri che variano, e quindi si hanno questi risultati. Ma ci sono dei ma. Allora, è stata fatta anche una prova di quanto il virus rimane nell'aria. E questa è SARS e SARS-CoV-2, si è visto che no, ci sono delle particelle virali infettive nell'aria sospese anche dopo 3 ore. Ma come le hanno misurate? Le hanno misurate dentro questa roba qui, cioè dentro una camera stagna, rotante, a temperatura e pressione costante, umidità costante, per un tempo, diciamo appunto, di 3 ore, che non, ovviamente in un ambiente estremamente confinato, non c'è dispersione, è molto diverso da una stanza. Allora, bisogna come sempre prendere questi dati capendoli, non è facile, se il giornale ti dice che il virus sta nell'aria 3 ore, la gente va nel panico. No, sta nell'aria 3 ore dentro quella scatola lì. Sulle superfici della vita normale, quello che succede è che c'è una gocciolina che contiene il virus che cade sulla superficie. Se io tocco quella gocciolina, le mie mani magari hanno delle particelle virali, mi metto le mani in bocca, mi metto le mani negli occhi, mi metto le mani nel naso, posso infettarmi, non è detto, è una via effettivamente minoritaria, ma posso. Però la gocciolina non è eterna. Allora, questo studio ha misurato la velocità di evaporazione di queste microgocce in diverse condizioni. E cioè le goccioline evaporano nel giro di qualche secondo, massimo 80 secondi quando c'è un'umidità molto elevata. Il virus quindi è a secco, e il virus a secco dura di meno. Cioè, in altre parole, la contaminazione ambientale, che è rilevante in particolari
contesti, ad esempio un contesto ospedaliero, un RSA, un luogo estremamente affollato e diciamo confinato e che non viene igienizzato regolarmente, nella vita di tutti i giorni sono un elemento minoritario di trasmissione e soprattutto se noi ci disinfettiamo le mani regolarmente il rischio è zerato, perché non è che dalla pelle prendiamo il virus, lo prendiamo se ci mettiamo le mani in bocca o sulle mucose. Ok, allora quali sono i famosi test? Il tampone, magica parola, il tampone di per sé è un cotton fioc un po' più lungo che viene inserito nel naso della gola, viene prelevato quindi un campione di buco, ma poi a valle ci sta tutto un processo molecolare complicato, si chiama PCR quantitativa, è un macchinario che deve essere usato in un laboratorio, il campione deve essere manipolato in condizioni di biosicurezza di livello 2/3 a seconda di quello che si fa e quindi ci vuole un laboratorio certificato e quindi non ce ne sono molti. Allora uno dei problemi dei tamponi, soprattutto all'inizio, è che c'era una scarsità di risorse anche operative, perché la manipolazione e diciamo, la lettura del test è un processo laboratoristico. Oggi è molto migliorato, abbiamo macchine automatiche che ci fanno centinaia di campioni al giorno, ci mettono 3 ore, ma fondamentalmente abbiamo sempre bisogno di un laboratorio. Adesso ci sono i test, i tamponi rapidi. I tamponi rapidi sono basati sullo stesso principio, prendo un campione di mucosa, però invece che cercare, come in questo caso, la presenza dell'RNA del virus, quindi del codice genetico, cercano le proteine del virus. È una differenza fondamentale, perché cercare una proteina richiede, grazie alle, diciamo, agli sviluppi tecnologici, un processo laboratoristico molto inferiore, molto più rapido. Quindi i tamponi rapidi sono rapidi perché sono rilevabili un po' come i test di gravidanza, per dire, anche se in maniera un po' più sofisticata, in pochi minuti, mezz'ora ti possono dare una risposta. C'è la proteina del virus, vuol dire che c'è il virus. Non è detto che sia tutto infettivo, non è detto quel che è, ma comunque c'è. La sensibilità di questi test tamponi rapidi ad oggi è un po' inferiore rispetto al test molecolare che è ancora lo standard, però usando i test rapidi io in un'ora posso valutare 100 persone, magari ne trovo 10 positive e gli faccio fare il test molecolare di conferma invece di fare 100 tamponi di questo tipo. Quindi c'è effettivamente un vantaggio e si spera che questi tamponi rapidi vengano diffusi il più possibile. Il test sierologico cerca gli anticorpi. Gli anticorpi sono quelle proteine che l'organismo sviluppa quando un virus ci infetta. Cosa ci dicono gli anticorpi? Ci dicono se sono infetto oggi oppure se sono stato infetto e sono guarito. Ci sono due tipi fondamentali di questi anticorpi, l'immunoglobulina M e G. Se uno ha l'M ha l'infezione in atto, se uno ha l'G può avere l'infezione in atto all'ultima fase o essere guarito. Allora già questo ci dice che il test serologico non è in grado di dirci se sono malato o no. Ci possono dire che ho incontrato il virus, a meno che io non sia positivo anche all'IgM, allora quello è sicuramente un segno di malattia. Non solo, ma il test serologico ha dei limiti. Allora lasciate stare tutte queste curve colorate, guardiamo qui. Tampone molecolare, quindi la PCR, il classico tampone, diciamo ha un problema perché fondamentalmente nei primi 2-3 giorni, a volte anche 4 dopo l'infezione, potrebbe non rilevare ancora il virus, che c'è troppo poco. Sicuramente il test serologico non rivela niente perché gli anticorpi, questa linea qui, ci mettono 2 settimane, 10 giorni per cominciare a essere rilevabili. E quindi un test serologico fatto 3 giorni dopo l'infezione è negativo, ma io magari sono già infettivo. Quindi il test serologico serve unicamente per studi di seroprevalenza, cioè quante persone hanno incontrato il virus, ma non può dare nessuna patente di immunità, perché non ci può dire né se siamo infetti in quel momento, né se dopo essere guariti siamo protetti, perché nessuno sa quanto dura l'immunità. E ovviamente il test serologico è rapido, può essere utilizzato come screening. Se io trovo 10 persone positive all'IgG, faccio un tampone molecolare per vedere se sono infetto oppure no. Allora, sto finendo, scusate, è un lungo, però
Che cosa abbiamo a disposizione oggi per trattare i pazienti? Alcune delle cose che si sperimentavano all'inizio, questo anticorpo, diciamo, che ha un'attività antinfiammatoria, il tocilizumab, non ha alla fine dato evidenze di funzionare per tutti e quindi non è consigliato sempre. La clorochina o l'idrossiclorochina, che è un farmaco antimalarico, se ne è parlato molto all'inizio, ma gli studi clinici alla fine hanno dimostrato che non dà beneficio e quindi non viene consigliato per la terapia. Questo è un altro farmaco sperimentale russo che anche qui si è dimostrato inefficace. Allora, oggi abbiamo dei farmaci antivirali che si utilizzano contro HIV, che in particolari contesti, cioè quindi con un certo tipo di pazienti, di posologia, possono avere un'efficacia, un effetto benefico e quindi possono essere inseriti, sebbene all'interno di protocolli clinici, quindi non per, come dire, il trattamento di tutti i giorni, all'interno delle terapie. Recentemente è stato approvato finalmente, comunque è stata dimostrata l'efficacia di questo remdesivir, un farmaco che era stato sviluppato originariamente contro Ebola, ma che se negli studi clinici effettivamente questo antivirale sembra avere un'efficacia, come dire, buona, non ottimale ma buona, anche contro questo coronavirus, ed è appunto di poco tempo fa la sua raccomandazione proprio come possibile presidio. Dopodiché oggi si dà una copertura antibiotica, si dà del cortisone, si dà un anticoagulante, l'eparina, per evitare, diciamo, i problemi di coagulazione disseminata intravasale, e poi ovviamente nei casi più gravi, clinicamente, come ci dirà poi il professor Mazzarese, ci sono tutta una serie di parametri che vengono valutati per decidere come procedere eventualmente con nuovi dosaggi di farmaci e poi anche con l'ausilio meccanico della respirazione. Diciamo, sono diventati molto più bravi a gestire i pazienti, chiaramente, perché ne hanno visti tanti nella prima fase. Però non ci sono farmaci specifici. I vaccini, non li leggete, ma questa è semplicemente la lista dei vaccini che si stanno sperimentando nell'ultima fase clinica, la fase 3. Noi sentiamo parlare del vaccino Oxford, AstraZeneca, vaccino americano, quello da con mRNA. La fase 3 vuol dire prendo 20.000 persone, li divido in diversi gruppi, ad alcuni do il vaccino, ad altri do un placebo e valuto quanti di quelli vaccinati si ammalano rispetto a quelli che hanno il placebo. Tutti volontari, sono informati, randomizzati, io non so cosa sto dando a chi, solo poi che fare i conti alla fine può accoppiare i casi. Se io ho una quota di persone vaccinate che non si ammalano superiore significativamente alla popolazione generale, allora il vaccino può funzionare. Stiamo correndo questi test, di solito la fase 3 dura di solito un anno, anche due, dipende, la stiamo facendo in 4 mesi, quindi è chiaro che c'è ovviamente una grande urgenza di avere un vaccino. Alcuni, un paio di vaccini hanno già applicato all'EMA, l'ente europeo di autorizzazione, per una prevalutazione intanto che finiscono la fase 3, in modo che appena i risultati finali possa eventualmente arrivare l'autorizzazione, perché quello che succede è che uno completa le fasi, manda tutto all'agenzia europea o quella americana e questi cominciano a guardare dall'inizio, dalla prima sintesi chimica della molecola fino all'ultimo paziente, e di solito è un processo che richiede mesi, perché devono essere sicuri che le cose siano state fatte nel modo giusto. Quindi è possibile che nei primi mesi dell'anno prossimo qualcuno arrivi a registrare un vaccino, però non è detto che poi tutti ce l'avranno, perché bisogna produrlo, stanno già producendo ovviamente in anticipo il bracciato di vita, bisogna distribuirlo, ci saranno delle priorità probabilmente. Quindi io personalmente non credo che il vaccino potrà essere effettivamente un presidio prima dell'anno 21, cioè non quello che viene ma quello dopo. Quindi dobbiamo resistere ancora a questa stagione. E resistere vuol dire fare le cose che ci sono qui. Tracciare e isolare i casi, evitare gli assembramenti, distanziamento sociale. All'interno delle scuole, lo sappiamo, le scuole, ecco, io ci sono tanti insegnanti, mi piace ricordare questa cosa, la percentuale di casi positivi nella popolazione scolastica italiana, quindi
milioni di ragazzi, è dello 0,1%. E anche tra i professori è dello 0,1%. Cioè, ad oggi le scuole non sono il motore dell'epidemia, perché sono controllate, e chi fa scuola lo sa. Il problema è fuori. Quindi ecco, anche chiusure di scuole un po' così, non voglio fare nomi nei casi, ma chiusure un po', diciamo, estemporanee di scuole per due settimane, dal punto di vista epidemiologico non hanno molto senso quando poi abbiamo 10 persone che si trovano in strada, non si abbracciano, cioè. Quindi ecco, sono tutte cose da considerare. Gli ambienti controllati sono molto meno a rischio degli ambienti domestici o degli ambienti della socialità, dove invece bisogna intervenire. Le mascherine le conoscete tutte, volevo solo riassumere, la mascherina chirurgica filtra in uscita quello che io emetto al 95%, ha un potere di difesa per quello che mi arriva intorno al 20-25% secondo i modelli. Cioè, la mascherina chirurgica è una protezione verso chi mi sta davanti. E quindi se tutti la indossiamo siamo tutti protetti. Le mascherine sono quelle che uso io, la FFP2, lasciamo stare la FFP3 che è riservata al personale sanitario, ma le FFP2 senza filtri hanno chiaramente un potere di intercettazione superiore al 90% in entrambi i sensi, però sono un po' più pesanti da indossare, si dovrebbe indossare per 4-6 ore al massimo. Mentre la chirurgica può essere indossata per tutto il turno di lavoro, anche 8 ore. Allora, non è che la chirurgica non vada bene, va benissimo, anche perché, come dicevo, comunque ha una certa protezione anche in entrata, e quindi se io sto anche distante, vuol dire sono, vuol dire, protetto, ma il concetto vero della mascherina chirurgica è, o anche di tessuto, se è fatta bene, tutti la dobbiamo indossare. Se la indossiamo tutti ci proteggiamo a vicenda. Ok. Allora, queste erano le ultimissime immagini, io voglio solo ringraziare le persone del mio laboratorio, io dirigo tutto l'istituto, ma ho ancora un gruppo di ricerca, sono tanti ragazzi, noi diciamo ci occupiamo, come diceva prima la professoressa, di farmaci antivirali, di capire il meccanismo con cui il virus scatena la difesa delle cellule, abbiamo iniziato con tutti i problemi del lockdown, perché anche noi abbiamo dovuto chiudere l'istituto, eccetera, a interessarci anche al nuovo coronavirus, speriamo di avere come dire, avere delle idee. E ovviamente volevo ringraziare Zanichelli, che non solo pubblica i miei libri, ma che non soltanto collabora a queste iniziative, ma ne fa molte anche di proprie, e quindi, secondo me, diciamo, sono realtà, come queste associazioni, come quella di Castelbuono, una casa editrice che non solo fa testi scolastici, ma fa anche divulgazione, sono realtà che rappresentano delle preziose opportunità, indipendentemente da chi parla, ma diciamo per il fatto di avere delle informazioni che magari sono difficilmente reperibili da altri. E mi scuso per il tempo e grazie a voi. Continuiamo il nostro incontro, questo evento con l'introduzione del dottore Lazzarese, che è in collegamento con noi perché si trova presso l'ospedale civico di Palermo a raccontare l'epidemia, diciamo, delle varie emergenze, e quindi è con noi a streaming. Ora gli passo la parola. Dottore, ci sente? Ci sente? Mettiamo il volume. Ho fatto un test, volevo vedere se funziona. Vediamo, adesso. Dottore, ci sente? Ah, no, lui ci sente? Ah, sì, perché c'è la cosa. Non ci sentiamo noi. Allora, ok. Dottore, ci sente? Sì, sì, decisamente meglio. Allora, gli diamo subito la parola e diciamo, ascoltiamo volentieri quello che ha da dirci. Ok? Buon ascolto a voi. Prego, dottore, funziona. Mi sentite? La sentiamo. Ok, intanto buonasera a tutti, io devo scusarmi con voi per non essere lì presente, ma purtroppo, come ho detto agli organizzatori, mi hanno, insomma, la nostra direzione sanitaria per ora ha fatto delle regole abbastanza stringenti sulla partecipazione a eventi e convegni, un po'
e soprattutto per chi come me lavora quotidianamente con i pazienti affetti da Covid-19. Quindi mi dispiace moltissimo, probabilmente la possibilità di seguire quello che io dirò sarà chiaramente molto più ridotta rispetto a una relazione fatta di presenza, ma non potremo fare altrimenti. Poi volevo ringraziare l'organizzazione che è stata così affettuosa con me da invitarmi a questo evento, a cui appunto ho voluto aderire pur tra mille difficoltà e mille problemi. Ci tenevo perché volevo sicuramente venire a partecipare a questo evento che mi sembra una di quelle iniziative che può fare informazione tra tanta disinformazione, tra l'altro, che si può cogliere sia soprattutto su internet, in TV. Io spesso leggo delle cose che mi lasciano estremamente perplesso. Allora, ho seguito la splendida relazione che mi ha preceduto del professor Maga e che ha fatto una disamina puntuale scientifica perfetta di aspetti epidemiologici, virologici. Io magari vi racconterò qualcosa del percorso che può fare un paziente oggi, soprattutto in Sicilia, che si ammala Covid, di come siamo organizzati per assisterlo, di quali sono allo stato attuale i percorsi di cura, e poi magari se voi delle prospettive che potremmo avere per combattere questo virus che tanto ci attanaglia. E poi se voi magari avete qualche domanda o qualche curiosità, sarò a vostra disposizione per rispondervi. Iniziamo dal dire che oggi un paziente che è in Sicilia, perché mi piace contestualizzare quella che è la situazione per dare l'informazione corretta a chi ascolta, chiaramente può seguire dei percorsi diversi. Quasi sempre i sintomi iniziali sono quelli che sono già stati detti, quindi la febbre, la tosse. In realtà c'è tutto un corteo sintomatologico che può presentarsi in un paziente e che è spesso abbastanza simile a quello di un'influenza, almeno in fase iniziale. Oggi si scopre di essere purtroppo affetti dal coronavirus, di essere positivi, come ormai va tanto di moda dire, spesso o perché da soli si fa un tampone in un centro privato, questo vale più che altro per gli asintomatici, oppure perché all'inizio dei primi sintomi si contatta il medico di base, viene a casa qualcuno dell'ASP che fa un tampone e si scopre di essere positivi. Da lì si entra in un percorso che oltre agli aspetti difficili dal punto di vista strettamente clinico ha tutta una serie di paletti normativi e burocratici, tra cui magari il paziente si confonde o si perde. All'inizio fondamentalmente questi pazienti rimangono a casa, se i sintomi lo consentono, se non sono affetti da particolari patologie, il classico asintomatico o pauci sintomatico rimane a casa. Cosa fa il paziente a casa? Fondamentalmente fa un isolamento che realmente dovrebbe essere un isolamento vero anche dagli altri componenti della famiglia. Questo isolamento mi permette di affrontare il virus e oggi per questo tipo di paziente le linee guida sia americane che europee non consigliano alcun tipo di terapia. La verità è che abbiamo parlato tanto in farmaci e intanto si legge che oggi in questa seconda ondata noi abbiamo le terapie, curiamo meglio il virus, sappiamo cosa fare. In realtà non voglio scoraggiarmi, ma credo abbia già detto il professor Magari, terapie non ne abbiamo in questo momento. Terapie certe che ci permettano di sconfiggere questo virus, in questo momento non ne abbiamo. Quindi, ancor meno nel paziente asintomatico o sintomatico, il paziente non è candidato ad alcun tipo di terapia.
il percorso della malattia è piuttosto variegato, può rimanere il paziente con pochi sintomi e con un decorso simile a una normale influenza, e allora tutto va bene, bisogna soltanto continuare quello che è l'isolamento fino ad avere un tampone negativo. Oggi con l'ultimo di PCM sono state anche modificate la tempistica della quarantena, quando il paziente può uscire basta un solo tampone negativo e quant'altro, oppure il paziente può peggiorare. Se il paziente peggiora e si configura in un quadro di un paziente che ha necessità di essere ospedalizzato, il percorso è fondamentalmente quello del nostro sistema di emergenza urgenza, con cui io collaboro quotidianamente. Nella nostra zona viene gestito dalla centrale operativa 118 Palermo Trapani, e tramite il 118, perché il 118 ha chiaramente tutti i mezzi per poter soccorrere e aiutare questi pazienti, o anche semplicemente trasportare questi pazienti in sicurezza con gli operatori che hanno i DP adatti per il trasporto, il paziente afferisce l'ospedale. Questo inizia quella che è la realtà che viviamo in questo momento noi medici ospedalieri, e vi assicuro che è una realtà veramente difficile. In Sicilia abbiamo avuto a febbraio-marzo i primi casi, il primo periodo difficile, ma probabilmente lì siamo stati fortemente avvantaggiati, perché è successo tutto molto rapidamente, con grandi numeri nel nord del paese. Noi l'abbiamo saputo, abbiamo fatto prima, c'è stato il lockdown, e abbiamo vissuto soltanto una parte di quello che poteva essere questa emergenza data dalla pandemia da coronavirus. Adesso è diverso, adesso inizia a assumere i connotati di una situazione veramente pressante sul sistema sanitario regionale. Non c'è il lockdown, molto spesso c'è una non totale adesione della popolazione a quelli che sono i protocolli di protezione, e pertanto la diffusione del virus è diventata sicuramente più considerevole. Oggi il sistema sanitario regionale è sotto pressione, non faccio fatica a dirlo, ci sono, come avete detto, tantissimi positivi ogni giorno, arrivano negli ospedali e nei pronto soccorsi pazienti compromessi dal punto di vista clinico, e bisogna cercare di minimizzare a quello che è il percorso assistenziale più adeguato. Quindi ritorno a quello che dicevo prima, il paziente arriva in pronto soccorso e a quel punto bisogna, paziente positivo chiaramente, che inizi un percorso assistenziale. Il percorso assistenziale ai pazienti con Covid-19 è un percorso assistenziale effettuato per intensità di cure. Quindi abbiamo diversi tipi di reparti che possono assistere questi pazienti. Abbiamo dei reparti definiti a bassa intensità, che sono quelli di malattie infettive, dei reparti a media intensità di cura, in particolare le medicine Covid o le pneumologie Covid, dei reparti a medio-alta intensità di cura, che solitamente sono le UTIR, cioè l'unità di terapia intensiva respiratoria, e poi quelle ad altissima intensità di cura, che sono rappresentate dalle terapie intensive. Forse ho omesso di presentarmi, faccio il direttore, seppur facente funzione, non in regola, faccio il direttore ormai da 2 anni, delle terapie intensive dell'ospedale civico. Quindi rappresento quest'ultima frontiera per i pazienti più critici. Abbiamo detto che il paziente che ha bisogno dell'ossigeno, che ha una bassa intensità di cura, va in malattie infettive. Malattie infettive, chiaramente il paziente viene molto spesso sottoposto a una terapia con ossigeno. Il problema di questo virus, chiaramente lo sapete tutti, è un problema fondamentalmente respiratorio. Il problema è la polmonite. La polmonite che si può manifestare anche qui a diversi livelli, a un livello base, quindi con la possibilità di mantenere dei parametri ossigenativi
che siano adeguati con un lieve supporto di ossigeno, questo è il caso molto spesso delle malattie infettive, oppure che ha bisogno di alte dosi di ossigeno, quindi un ossigeno che viene definito ad alti flussi, o di terapie respiratorie definite non invasive, che vengono praticate solitamente nelle parti a media intensità di cura, oppure purtroppo ci sono i pazienti che hanno una polmonite di tipo molto severo e che non riescono a mantenere dei livelli di ossigenazione compatibili con la vita se non vengono sottoposti a una ventilazione invasiva. Cosa è la ventilazione invasiva? Significa che questi pazienti, e spero di farmi capire perché noi medici spesso abbiamo il difetto di non farci capire perché usiamo troppe parole tecniche, quindi io voglio evitarle volutamente, a questi pazienti dobbiamo necessariamente somministrare dei farmaci che mandino in coma farmacologico, di fatto addormentarli, per inserire quello che è un tubo di cui spesso si parla in televisione o si legge su internet, nelle vie aeree, quindi in trachea, e che vengono collegati ad una macchina che permette di ossigenarli in maniera adeguata. Questo è un po' il percorso, le varie tipologie di assistenza che vengono fornite al paziente con COVID. L'aspetto della terapia è un aspetto oggi abbastanza difficile, è una malattia nuova e mi sento di dire che continua ad essere una malattia nuova che non conosciamo bene. Perché non la conosciamo bene? Perché prima si usavano ed erano diciamo validati da qualche lavoro scientifico alcuni farmaci come un antivirale che viene usato per trattare i pazienti con l'HIV o l'idrossiclorochina, che è un farmaco che ha un meccanismo d'azione, comunque si pensava sul virus. Adesso questi farmaci sono stati, attraverso dei lavori scientifici, tirati fuori dall'epidemia. L'unico di questi antivirali che viene utilizzato, che è indicato, è il remdesivir. Il remdesivir è un farmaco che ha delle indicazioni precise, che deve essere fatto ai pazienti all'inizio della patologia, deve essere fatto ai pazienti che utilizzano ossigeno, ma che non siano dei pazienti già impegnati dal punto di vista respiratorio, troppo avanti nel percorso della malattia. Perché? Questo spesso mi viene chiesto, ma perché il dottore, l'antivirale, si utilizza nei pazienti che stanno meglio e non si utilizza in quelli che stanno peggio in terapia intensiva? Perché qui bisogna capire qual è il percorso del virus e perché il virus ci crea tutti questi danni. Mi sentite? Sì. Il problema è che il virus inizialmente sul virus può agire l'antivirale impedendone la replicazione o comunque rallentandone la replicazione. Quando quello che innesca la maggior parte dei danni nel nostro organismo è la reazione infiammatoria che il virus produca, quella che viene definita una liberazione abnorme, una tempesta citochimica. Cosa significa tempesta citochimica o citochine storm? Significa che il virus causa nel nostro corpo una liberazione di una quantità notevolissima di sostanze infiammatorie, come se noi avessimo un'infiammazione generalizzata di livello elevatissimo. Questo tipo di reazione determina tutti i danni del virus. Allora, l'antivirale agisce in una prima fase, quando il virus ancora si sta replicando, ma se il paziente è già in terapia intensiva perché aveva la patologia da 10 giorni e il suo problema non è più il virus, ma quello che il virus ha ormai causato, probabilmente il virus è anche in fase di remissione, ma ha fatto dei danni, allora l'antivirale non va a curare più quello che il virus ha determinato e quindi viene considerato una terapia fuori dalle indicazioni. Questa è una delle domande che mi viene posta più frequentemente. Sicuramente i pazienti che
sono più gravi, sono in percentuale pazienti di età avanzata, come ha detto prima il professor Maga, spesso con patologie pregresse, e quindi le patologie che più tipicamente si ritrovano nella popolazione, l'ipertensione arteriosa, il diabete, la broncopatia cronica ostruttiva, ma voglio anche dirvi che i dati ci suggeriscono che ci sono due categorie di pazienti che spesso si aggravano indipendentemente dall'età, e questi sono gli obesi. L'obesità è un fattore predisponente importantissimo, ci sono tutta una serie di dati che ci dimostrano che gli obesi, anche giovani, sviluppano una polmonite molto spesso di tipo severo, e gli asmatici. L'asma è un'altra di quelle patologie, l'asma grave. Il soggetto anche giovane, con un quadro asmatico in trattamento cronico, con il broncodilatatore o con broncodilatatore cortisonico, è un soggetto predisposto a sviluppare un quadro di insufficienza respiratoria molto importante. Poi di altro, terapie. Cosa fa un paziente che giunge in una terapia intensiva? Come vi ho detto, noi cerchiamo di garantire un'ossigenazione che sia adeguata attraverso queste macchine che sono i respiratori, di cui tanto si è parlato, perché c'è stato un periodo in cui ci mancava, purtroppo, perché non eravamo pronti a fronteggiare questi numeri. Come detto, non abbiamo degli antivirali che funzionino oggi, che siano approvati. Un'altra terapia che talvolta viene somministrata, ma che non ha un'azione sul virus, ma che ci permette di ridurre l'incidenza di una complicanza che è un'infezione batterica su una polmonite virale, e quindi è l'antibiotico, ma che ha soltanto una funzione protettiva e che viene fatto soltanto in alcuni casi e non sempre. E poi la famosa eparina. Perché la famosa eparina di cui tutti parlano? Perché il virus in questo suo innescare questa risposta infiammatoria sistemica, come vi ho detto, questa mega infiammazione generalizzata, che è quello che porta tutti i danni che questo virus fa alle persone, determina un quadro di procoagulante, come dire, un quadro in cui il sangue ha più tendenza a coagularsi e a causare dei quadri di trombosi. Questi quadri di trombosi generalizzata, spesso di microtrombosi, si vanno a localizzare anche a livello polmonare. Quindi il problema a livello dei polmoni è non soltanto una polmonite molto grave, ma spesso si formano questi piccoli trombi nei vasi che ci sono nei polmoni, che sono quelli che ci permettono di far passare l'ossigeno dai polmoni alla nostra circolazione, al nostro sangue. Spero di spiegarmi in modo, di raccontarvi le cose in modo comprensibile. L'eparina è un farmaco anticoagulante e ci aiuta a non formare, a non far formare questi trombi o a scioglierli in qualche modo qualora questi siano già formati. Quindi l'eparina è sicuramente un farmaco da utilizzare, ma non possiamo dire sì, certamente, se dobbiamo fare una corretta informazione, che l'eparina cura il Covid. Quando qualcuno legge che l'eparina cura il Covid, c'è qualche mio collega o qualche giornalista o qualcuno che scrive qualcosa che non è vera. È un farmaco che ci aiuta a fronteggiare gli effetti collaterali o comunque una dei problemi che causa il Covid, ma non agisce sul virus. Questo è importante specificarlo. Poi cos'altro abbiamo come terapie? Il cortisone. Nella prima fase della pandemia il cortisone non si usava, o soprattutto perché non si usava? Non si usava perché in un'infezione virale il cortisone, che è un farmaco antinfiammatorio e che
diciamo così, predispone anzi ad una superiore replicazione del virus, non difende l'organismo dal virus, anzi lo espone ad un attacco del virus, non sembrava assolutamente indicato utilizzare il cortisone in una patologia virale. Poi sono iniziati a venire fuori i primi studi clinici perché nei pazienti con una polmonite grave si cercava di fare qualcosa che ci permettesse di migliorare il quadro respiratorio e qualcuno ha iniziato a provare il cortisone avendo qualche forma di risultato. Adesso è passato un po' di tempo dall'inizio della pandemia, è passato quasi un anno e i vari studi ci hanno dimostrato che il cortisone, soprattutto un tipo di cortisone, l'esametasone, più di altri, ma diciamo fa parte della famiglia dei cortisonici, ha dato dei discreti risultati. Quindi è un farmaco che perché dà dei discreti risultati? Perché ci permette di agire sulla componente infiammatoria. Vi ho detto che il virus causa un'infiammazione generalizzata potentissima e il cortisone, in quanto farmaco antinfiammatorio per eccellenza, può agire su questa infiammazione generalizzata. Quindi anche qui è un farmaco che agisce su quello che il virus determina, non direttamente sul virus uccidendolo o bloccandone la replicazione, ma su ciò che il virus innesca e ciò che ci determina molto spesso i quadri di polmonite, di trombosi o tutti i danneggiamenti d'organo che il virus causa. Un'altra terapia abbastanza famosa è quella del plasma iperimmune. Il plasma iperimmune in realtà oggi può essere una speranza, però anche quello molto spesso non per i miei pazienti. Il principio è lo stesso che vi ho detto per l'antivirale, quindi per il rendesimo. Cosa fa il plasma iperimmune? Il plasma iperimmune è un plasma ricavato da pazienti che hanno avuto la patologia, hanno sviluppato gli anticorpi. In qualche centro specializzato, io in particolare sono in contatto con Pavia, isolano questo plasma. Il plasma poi può essere somministrato, previa una verifica di compatibilità di gruppo sanguigno, ad un paziente affetto dalla patologia. Chiaramente questi anticorpi ci aiutano ad attaccare il virus. Questo sì, è qualcosa che attacca il virus, che ne blocca la replicazione, che uccide il virus. Il problema è che non abbiamo dei dati scientifici e dei lavori in una quantità tale da poterci dimostrare che questo plasma iperimmune sia realmente efficace contro il Covid. Ci sono dei lavori numericamente ancora insufficienti e soprattutto è efficace, in quei casi in cui ha avuto efficacia, in pazienti che sono anche lì all'inizio della malattia. Il concetto è lo stesso: se io faccio un farmaco contro il virus dopo che il mio problema non è più il virus ma è quello che il virus è innescato, è chiaro che non ha più significato, quindi devo farlo in una fase iniziale. Io ho avuto dei brevissimi colloqui con il responsabile di questo centro a Pavia, che tira fuori dai pazienti già affetti da Covid il plasma iperimmune, ci siamo confrontati, ancora non ho avuto modo di utilizzarlo proprio per quello che vi ho detto, perché spesso sono pazienti che già sono avanti nella patologia, ma mi sono promesso che non appena dovessi avere una persona che abbia indicazioni per provare questo tipo di terapia, perché provare è il termine giusto in questo momento, sicuramente lo farò sperando che mi dia dei risultati positivi. Quindi molto spesso la nostra terapia qual è? Garantire al paziente un'ossigenazione adeguata, perché viceversa non direbbe quando arriva in terapia intensiva, sperare che questo virus
faccia il danno più ridotto possibile, passare quello che è il momento critico della patologia, che molto spesso è fra il settimo e il dodicesimo giorno, dopodiché dopo che si è stabilizzato il danno che il virus ha fatto, cercare di tirare fuori il paziente dal quadro respiratorio acuto e permettergli di respirare da solo. Questo è un po' quello che è il nostro percorso. Purtroppo, come voi capite, questo tipo di paziente è un paziente che spesso sta in terapia intensiva per tanto tempo. E quindi il nostro problema spesso è il numero di posti di terapia intensiva. Il nostro assessore, devo dire, che si sta impegnando in tutti i modi per procurare questi posti. Facciamo un'attivazione graduale dei posti di terapia intensiva. Perché graduale? Perché è chiaro che parliamo di Covid, ma non esistono solo Covid. Dobbiamo assistere anche chi ha delle patologie. Speriamo che sia di cose. Che è successo? Ma è qui il problema. Vediamo per di per riuscire. Ma non è che è il meeting che dopo un'ora, ma cosa dicevamo? Non parlavo del plasma immune. Basta, e allora il percorso insomma un po' l'ho descritto, dicevo la criticità delle terapie intensive, perché noi al Civico per esempio abbiamo due terapie intensive, una da 12 e una da 10 posti, e normalmente per fare un esempio accogliamo tutti i pazienti, gran parte dei pazienti politraumatizzati o chi ha bisogno di una terapia intensiva con neurochirurgia, per esempio nella Sicilia occidentale, terapie intensive con annessa neurochirurgia c'è solo il Civico e Villa Sofia. Facciamo grossi interventi di chirurgia della specialità, essendo il nostro ospedale un ANAS. Chiaramente io devo cercare di assicurare i posti di terapia intensiva a questi pazienti. Allora oggi noi abbiamo una delle due terapie intensive, che è una parte dell'ospedale che si dedica ai pazienti non Covid, l'altra ai pazienti Covid. È tutto molto difficile, dico, riuscire a galleggiare in questa situazione complessa. Io ho fiducia nel nostro sistema sanitario, io penso che nella prima fase la sanità siciliana ha risposto benissimo all'emergenza. Mi auguro che riusciamo a farlo anche in questa seconda fase. Penso che ce la possiamo fare. Abbiamo fatto una bella figura, io non so se voi forse li avete visti in televisione, questi pazienti di Bergamo che sono stati nel mio reparto, che siamo riusciti a salvare, sono arrivati da Bergamo in condizioni disperate. Che ci hanno ringraziato in tutti i modi, apprezzando quella che è la nostra professionalità, ma la nostra umanità, rappresentata non da me, ma probabilmente dalle persone che lavorano nel mio reparto, dagli infermieri, dagli colleghi medici, ma che è un po' espressione di cosa siamo noi siciliani, cioè noi siciliani siamo delle persone che sanno fare tanto. Possiamo dare anche in ambito sanitario una risposta che non deve essere inferiore a quella di altre regioni d'Italia. E come abbiamo fatto nella prima fase, può essere uguale o superiore in certi frangenti. Quello che però voglio dire è che abbiamo bisogno della partecipazione della popolazione, perché se il cittadino non capisce che deve rispettare quello che diceva il professore Mani, quindi tutte le regole che tutti sappiamo, il distanziamento sociale, la mascherina, evitare gli assembramenti, lavare le mani, stare attenti a questo benedetto virus, allora i numeri diventeranno incontenibili e a quel punto veramente avremo dei grandi problemi a gestire tutti i pazienti. Quindi questo può sembrare un appello, ma non è un appello, è cercare di fare informazione sempre di più.
è cercare veramente di fare capire da parte di chi lavora ogni giorno con questi pazienti, da parte di chi fa tanti sacrifici come me e chi lavora nel mio reparto, da parte di chi mette a repentaglio la propria salute e in certi casi la propria vita, perché io infermieri o medici di 64 anni, 65 anni, che se vengono infettati dal Covid non sono diversi dal cittadino comune, possono sviluppare una polmonite grave, allora loro rischiano spesso anche la loro vita. È giusto che noi lo facciamo, io non voglio detto grazie da nessuno, perché è il nostro dovere, non siamo degli eroi, siamo delle persone che in questo momento fanno un lavoro importante sempre, ma che in questo momento sono un po' come i soldati quando c'è una guerra, e noi lo facciamo, lo faremo fino in fondo, però abbiamo bisogno dell'aiuto del cittadino, perché se il cittadino non ci aiuta a rispettare tutte quelle regole e a ridurre l'entità dei contagi, allora veramente sarà troppo difficile aiutare tutti, Covid e non Covid. Io spero di, nell'ambito delle mie giornate frenetiche, vi assicuro di avervi dato un'informazione, seppur superficiale, ma che vi abbia fatto un po' capire di più quelle che sono le terapie e i percorsi clinici del paziente oggi da noi affetto da Covid. Sono qui disponibile alle vostre domande, se avete curiosità, penso che insomma sono qui a rispondere a voi. Una terapia. Aspetta.